Buona serata, ben ritrovati ed è una vera gioia dare inizio a questa puntata che ha un po' il sapore della sfida per noi tre. Marico Orlandi, eccola qui. Buonasera a tutti. E Alessandro Di Miglia, eccolo là, il nostro attivista. Ciao, ciao, ciao. Noi tre che in sostanza ci siamo dati alla caccia al tesoro dentro l'archivio prezioso di Antenna 3. Questa puntata ha un po' il sapore della sfida perché ci confrontiamo non con un top, ma con quattro colonne, quattro della storia, della musica, della canzone e della televisione italiana. Musica e parole e capite subito perché. Donna, così fa per te, tutto, pur di piacere a te, tutto. Per un sorriso, per un sì, la la la, per un no, la la la, per te. Perché sei donna, gioia di vivere, donna, Padova splendida, sei tu, solo tu. La più bella sei tu. Chi parla? Il tuo nome è Lili. Sì, sono Lili. Pettinata così. Come dici, scusa? Tu mi piaci di più. Ma che parla sei tu, Giorgio? Oh no. Ma Giovanni. Non cambiare anche tu. Ma oh, Piero, sì. Non tagliarti i capelli. Ma che cosa dici, scusa? Non toccarti di più. Tesoro, non ho capito una parola, ti dispiace di ripetere, per favore? Ma tu... Oh, si è guastato anche il telefono. All'ospedale provinciale venne portato, ricoverato, ed il suo vice del giornale era allarmato, preoccupato. Dopo un consulto generale, questo il responso fu... Era impazzito di TV, 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 TV. L'impazzito era Lelio Luttazzi e loro, certo, sono il quartetto Cetra, il grande quartetto Cetra, garbo, genialità. Ma, caro Alessandro, allora, ci vuoi spiegare perché qui ad Antenna 3 noi stiamo affrontando un puntatone con il quartetto Cetra come protagonista? Beh, assolutamente, sì. Ci tenevo a precisare, quello che vedrete oggi, rimanendo sintonizzati su Antenna 3, è un qualche cosa che non vedrete sicuramente da altre parti. Parlo di TV private e TV pubbliche, giusto per non fare nomi che non mi piace, ecco. Il quartetto Cetra a colori, io ci tengo a dirlo e a ribadirlo, ce l'ha solo Antenna 3, quindi quello che vedrete oggi è qualcosa di veramente un documento straordinario, quindi rimanete certo incollati ai teleschermi di Antenna 3. E saranno documenti brillanti e divertenti, ci sarà veramente da divertirsi, ma non solo, ma non solo. Tra l'altro, grande tributo per iniziare alle donne, appunto, del grande quartetto Cetra, certo, e alla donna del quartetto, certo, appunto, la grande Lucia Mannucci. E come non potevamo no iniziare meglio. La grande Lucia Mannucci, tu dici giustamente, che trasformò il quartetto entrando in formazione negli anni 40, nel 47. Ma noi abbiamo qui Sciambola, il figlio di Felice Chiusano, Fabio Chiusano, benvenuto, benvenuto. È un piacere averla qua, abbiamo già ammirato in sostanza il padre e gli altri tre cantare con queste armonie incredibili. Lei fra l'altro, no? Ha conosciuto anche i Cetra ad Antenna 3, cioè ha conosciuto il mondo di Antenna 3 quando i Cetra firmarono il contratto con noi. Ha qualche ricordo? Io mi ricordo all'inizio quando papà con tata soprattutto erano arrivati per conoscere un po' l'ambiente. Virgilio e la Cia erano un attimo più diffidenti. Papà e tata erano un pochino più possibilisti, ma erano tranquilli perché conoscevano Tortora.
per cui arrivati ad Antenna 3, Tortora gli ha fatto fare il giro degli studi, hanno visto un attimo tutta la situazione, hanno cominciato a conoscere le persone e hanno cominciato a lasciarsi un pochino andare. Dopodiché certo. Hanno iniziato a fare i loro primi lavori, tipo la Cetrarca, sì. Poi a lavorare successivamente per il Bingo, e si sono ritrovati decisamente bene con le persone, per sì. Cui loro andavano avanti perché si trovavano bene. Ci sono alcune belle pagine che mi ha indicato Carlo Savona, che poi sarà nostro ospite, perché avremo tutti e tre i figli del quartetto Cetra, no? Sapete che Savona e Mannucci erano sposati e quindi tutti i figli unici sono tre, e noi li avremo tutti e tre. Ma lei citava la Cetrarca, che purtroppo, Alessandro, è l'unico documento che ancora ci manca. Perché? Dacci un'indicazione. Allora, le puntate della Cetrarca Antenna 3 le ha, quindi le abbiamo soltanto in un formato che è difficile adesso da riproporre, ma ancora noi contiamo in un futuro prossimo di poterlo fare. Ma se la Cetrarca non possiamo mostrarvela, vi mostreremo tante bellissime parodie fatte soprattutto al Bingo, vero Alessandro? Sì, non solo principalmente al Bingo, ma diciamo esclusivamente al Bingo, 3 anni, quindi ne abbiamo tante. Certo, una trasmissione di Villa famosissima. Prima di andare alla parodia numero uno, io le volevo domandare se la sua parentela con Ettore Andenna ha in qualche modo influito nel far venire Cetra ad Antenna 3. Perché Antenna 3, formidabile. Andenna è cugino. Suo cugino. Il papà di Ettore era il fratello di mia mamma. Per cui, no, però devo dire una cosa, Ettore ha sempre fatto tutto di testa sua, poi chiedeva magari consiglio a papà su come stesse andando, ma papà l'ha sempre lasciato andare tranquillamente, anche perché Ettore non aveva bisogno di raccomandazioni di nessun tipo, era bravo per i fatti suoi. Sì, sicuramente, lo abbiamo avuto ospite in una bella puntata che abbiamo già realizzato qui, ma adesso lo rivediamo nella prima parodia che mandiamo, che è quella sulla morte di Cesare. Se mi dai l'immagine del quadro, uno dei quadri famosi che raffigurano la morte di Cesare, cioè il contributo numero 6, no? Entriamo, come dire, nell'ambientazione, quindi Caramarica, entriamo nella storia, siamo nel 44 avanti Cristo, quando appunto Cesare fu ucciso a coltellate da circa 20 senatori che appunto non volevano che lui diventasse re di Roma. Certo. Quindi il 15 marzo, il giorno delle Idi, appunto le famose Idi di marzo, Cesare viene accoltellato. Con Cassio, con Bruto, con Marcantonio, interpretato da Ettore Andenna, che invece difende la memoria di Cesare, tutti personaggi che rivediamo trasformati in modo divertentissimo e geniale in quelle parodie che resero celebri il quartetto Cetra in Rai, e sono bellissime. Ma qui ad Antenna 3 si faceva grandissima televisione divertendosi in questo modo. Vai con la parodia. Guarda Cassio quanto è magro, e nei magri è il tradimento. Preferisco chi è opulento, che pensieri non mi dà. Guarda qui cosa c'ho in mano. La famosa bustarella. Qui c'è il nome di un romano. Sì. Che domani tradirà Cassio. Io ti dico parto addio, mi allontano dal fetore. Quello lì è un traditore, ma paura non mi fa. Non c'è pensare, non da testo torniendo. Vado a Sorrento, voglio campare. Quel Cassio
ma fa un po' curioso. Non va mai a ballare il twist. Ah sì? Non ama il boogie woogie, né il flamenco, il tango e il rock. No. Perché? 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 Perché è solo un gran testone, un bullo di rione. Lui non va mai a teatro, non va mai a vedere un film. Non gioca neanche a tennis, né a pallone né a ping pong. Perché? Perché? Perché non ha un'aspirazione? Lui trama soltanto l'uccisione. Dimmi. Senato, 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 dai senatori tu sei aspettato. No, no, non posso, io sono malato. Nessuno a Roma ci crederà. Vabbè, ho capito, mi tocca a me. Ciao, Garpurnia. Antonio, di pure la tua orazione funebre. Grande Cesare, sei morto, gloria e onor non ti mancava, davi a tutti casa ed orto, democratico eri tu, ma nemici avevi attorno, ti facevano le scusa, ma le spalle senza scusa ti hanno messo a K.O. Morte a lor, morte a lor, fa la plebe in coro, squaglia squa, squaglia squa, a pezzetti qui ci. Alessandro, dacci qualche nota su questo brano, da sì. Dove arriva precisamente? Sì, allora innanzitutto è andato in onda il 9 novembre 1982, brevissimamente personaggi e interpreti, vabbè li avete visti, Giulio Cesare, Felice Chiusano, Calpurnia, Lucia Mannucci, Marco Brutto, Tata Giacobetti, Cassio, Virgilio Savona e... avete visto anche Ettore Andenna nella parte di Marcantonio. Eccezionalmente cantante, fra sì, l'altro. Per l'unica volta nella sua vita, l'ha detto lui. Allora, se mi dai la foto di Felice Chiusano accanto a magari il primo piano del figlio, io voglio ricordare che Felice Chiusano era nato a Fondi nel 1922, quindi qui stiamo ai 100 anni dalla nascita. Guardate, c'è una certa somiglianza, se non altro per i capelli. Abbiamo gli stessi capelli. Sì, sì, purtroppo sì. Anche il figlio è sulla stessa strada, per cui. Fra l'altro... ci tocca. Questo fatto di essere calvo serviva tantissimo nelle parodie, perché bastava una parrucca e si trasformava, poi aveva questa forza comica incredibile. Niente anche... shampoo in casa, si usava il sido, per cui... Allora, facciamo vedere anche l'immagine 4, che è proprio quella di una festa, di un evento con gli altri figli dei Cetra, che poi avremo come nostri ospiti per i 100 anni di Felice Chiusano. Come vedete, si è celebrato il 2 aprile a Fondi, il luogo, il paese di nascita di Felice Chiusano, un grandissimo, ma seguiteci, perché abbiamo questa volta davvero del materiale non solo bello, come vi dicevamo, ma veramente storico, importante e oltretutto molto divertente. State con noi. I top di Antena 3, puntatone dedicato al quartetto Cetra. Insomma, vi stiamo presentando il quartetto, facendo vedere quello che facevano da noi soprattutto. Poi ovviamente c'è l'immensa storia dei Cetra prima di Antena 3 e poi ci sarà anche la storia dopo, perché ebbero un sodalizio lunghissimo, vero Fabio Chiusano? Fino a quando c'è stato Tata. Tata, certo. È morto nell'88, dopodiché il papà se n'è andato poco più di un anno dopo, sì. Febbraio del 90. Sì, sì, sì. Virgilio e la CIA hanno continuato a portare avanti il discorso che riguardava Cetra, con tutta la parte che riguardava, diciamo, soprattutto Virgilio, la musica, sì. Canti popolari, cose di questo sì, genere. Sì, poi vicino. Dopo ci. Ne parleremo, poi ne parleremo con Carlo dell'attività anche oltre Cetra. Anche perché Carlo è un po' lo storico del gruppo, sì, e quello che sta raccogliendo, sì, sì, tutto da parte. Ma di... in fatto di storia, Cetra ovviamente non si ponevano limiti, no? E allora adesso vanno a parodiare quello che a livello filmico, a livello spettacolare, è stato un colossal incredibile, no? Ovvero Quo Vadis, Quo Vadis, dove vai? Magari mandiamo le immagini che ho preparato,
cioè il pezzo 8, e intanto ci parliamo insieme. Cioè, Quo Vadis ovviamente è un'altra storia dell'antica Roma, questo è il celebre film, il colossal hollywoodiano, e questo è Nerone, protagonista, che sarà interpretato proprio da Chiusano nella parodia, e come vedete poi c'è l'incendio di Roma, eccetera, eccetera, e come dire, adesso mi sto incasinando da solo perché... Ti aiuto, possiamo dire che, esatto, è un romanzo storico di Heinrich Sienkiewicz, sì, che è stato vincitore, sì, del premio Nobel per la letteratura nel 1905. Qui, ecco, egregiamente interpretato dagli, certo, attori che prima hai citato, e che racconta un po' una storia d'amore, sì, no? Una storia d'amore che è anche un po' la storia dei primi cristiani. Infatti, coglierete nella parodia l'amore fra questo generale romano, Marco Vinicio, studiato benissimo. Ho studiato benissimo. E questa schiava romana che Vinicia si è convertita invece al cristianesimo. E allora poi Nerone li manderà al circo a farsi, esatto, sbranare, nella parodia è una pantera, ma poi si salvano. Vengono, grazie, salvati miracolosamente, e questo segnerà in sostanza la fine del brutale, crudele Nerone. Ma direi di andare a vederla la parodia. Fateci largo che passiamo noi, l'imperatore della Roma bella, che uccide via velena e via coltella, appena che lo fate incavolare, la gente stufa e brontola in città. Ah sì, e che me frega, e che me importa, se il popolino sta pane e acqua, e noi è divo, e noi è famo, bevete l'acqua che noi mangiamo. Noi volemo solamente orge, danze, donne e vino. Miglio tigellino per il festino che hai preparato da mangiare. 44 piatti in fila per tre, col resto di un bue, più 24 schiave, una per me e il resto so due. Quattro squilli e Vinicio, divino Nerone, ritorno vincitore, molto bravo, ne avrai guidardo. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un Vinicio in più. Grazie. Adunque fedelissimo, che premio chiedi tu? Io vivo nella crapula, a me una schiava buona. Fece lì già disponibile. Io? Nerone è sempre prodigo e quindi te la dona. Licia dagli occhi blu, ora t'abbraccio e non ce penso più. No, lasciami, Pugo, lo sai. Sì, vai ben detti, ma dove andrai? Sì, no, caro, dammi la mano, non pensare più al sesso e diventa cristiano. Ma Nerone i cristiani non li può tanto bene. Sì, ma avrai per compenso la purezza e la fede. Ma Nerone ai cristiani che da poco lo sai. Che ti frega, Vinicio, tu gli perdonerai. No. Sì, no. Sì. E va bene così, e va bene così. Ripariamo, amici in ascolto, dal Colosseo di Roma, dove è in atto il derby tra le belve da una parte e i condannati dall'altra. Al terzo minuto della ripresa i leoni hanno già divorato tre cristiani, mentre questi poco fa hanno accorciato le distanze riuscendo a mangiare un leone. La situazione è quindi la seguente: belve 3, cristiani 1. Ed ecco ora che l'arbitro, signor Nerone Claudio di Roma, volge in basso il dito pollice, il famoso pollice di gradimento, indicando così che gradisce la morte di Licia e Vinicio ad opera di una pantera che è entrata in area di rigore. Per ora è tutto dall'anfiteatro. Flavio, a te, Ciotti. La senti questa voce? Sì, sì, è una pantera. Fai il segno della croce, mettiamo il cuore in pace, ci tocca morire. Basta Nerone, a morte al tiranno, all'incendiario. Non c'è più niente da fare, questa
stato bello incendiare, ma ormai la plebe contesta e vuol la tua testa di vino nero. Non c'è più niente da fare, è stato bello incendiare, veramente. Siamo al top. Vedevo che si divertiva. Anche perché mi ricordo quando c'erano tutti i cartelli dietro, che c'era un po' di persone di Antenna 3 precettate per stare dietro a muovere quando tutti i cartelli. Quando facevano la telecronaca della... Loro coinvolgevano tutti. Del Colosseo. I baristi, tutti. Sì, vieni sì, qui, sì, ci sì. serve, per cui... Sì, sì, tutti hanno lavorato. Ma infatti vedremo in queste parodie, Alessandro, molte persone di Antenna 3, certo, alcune anche molto note, famose, ma era un collettivo che una grande che si famiglia, muoveva. Possiamo dire, no? Vediamo qui la grande famiglia di Antenna 3. Ecco, e poi grandi registi. Ecco, ci inquadri un attimo quello che abbiamo visto, cioè la parodia di Quo Vadis? Ci sente? Non ci sente? No, dimmi, sì, dimmi, scusa. Ecco, no... No, Quo Vadis. Sì, no, volevo ricordare infatti questo, che il testo è di Dino Verde, quindi di un grande. E l'arrangiamento musicale di Roberto Negri, un altro grande, è nato in onda il 17 febbraio 81. Dico sempre, i personaggi interpreti, Nerone, interpretato da Felice Chiusano, Licia, Lucia Mannucci, Vinicio, Virgilio Savona e Tigellino, il capo dei pretoriani, Tatta Giacobetti. Sì, sì, sì. Comunque vedete che lo spirito è sempre garbato, ma anche sferzante, come no, tagliente. Ancora di più nella seguente parodia che vi proponiamo sempre dai preziosi archivi di Antenna 3, che è quella sui Borgia, i Borgia. Quindi qui ci spostiamo in area Rinascimento. Questa è una serie che qualche anno fa andava per la maggiore su Sky, i Borgia, e con al centro questo Papa Alessandro VI Borgia. Papa spagnolo, no? Esattamente, spagnolo, 214esimo Papa, un Papa molto controverso, Papa molto libertino, al quale furono anche attribuiti figli legittimi come sì. Lucrezia e Cesare Borgia, appunto. Certo, tanto papà. Che il papà, appunto. No, rido perché poi ci sarà una canzone dove esatto. si scherza su papà, papà, papi, papà, fantastico, con la Mannucci... e Chiusano che fa Alessandro VI. Sì, insomma, la leggenda e la storia dei Borgia, e vedrete che qui lo spirito certo è ridanciano eccetera, però anche picchia, eh? Andiamo a vedere? Vai. Habemus pontefice Rodrigus Alexandrus Sextus Borgia. Caramba, io son Rodrigo, son Borgia, ho il sangue caliente. Vengo da Valencia e con l'alta mancia al conclave voti beccai. Con la tiara in testa quindi faccio festa e i nemici dico bye bye. Caramba, sul trono di Pietro d'oggi seduto sarò. Alessandro VI, ricco, furbo e lesto, farà molto presto a far parlare di sé. Caramba, io sono Rodrigo. Olè! Santità, sua figlia Lucrezia vuole vedere. Ah già, vi voglio dire che ho pure famiglia, 3 figli maschi, una moglie e una figlia. Io per le donne fo un gran parapiglia, e qui la curia non batte ciglia. Nel Medioevo c'han tutti famiglia, dopo la moglie si fanno la figlia. E se qualcuno ti rompe la chiglia, una pastiglia e un funeral. Che entri. Caccia il pretino! Dove sei, papà? Sono in sagrestia! Ah, sono io, papà! Sei la gioia mia! Io c'ho un papà, nessuna come me. A per papà un papà più bello è te! Diamo un po' pazia, su facciamo presto! Un problema ho!
che mi ronza in testa. Mio marito già mi scorcia in bianco va. Ma che posso fare? Si può avvelenare. Meglio divorziare. Il mio nome era Cesare Borgia, del Vaticano il drago, ma adesso mi chiamo Valentino, son duca col ducato. Ai 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 ai, sono malato. Io voglio qualcuno che mi confesserà, nel cielo ci voglio andar lindo. Ai, 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 sono morente, con tutti i peccati che devo cancellare, c'è buon posto di Mastro Lindo. Veleno, sento puzza di un po' di veleno, e qui nessuno ne può fare a meno. Ora ti toccherà. Finalmente è arrivato il mio turno di diventare papa. No, tu no! Tra non molto il conclave comincia la sua votazione. Questa volta non c'è nessun Borgia a far da padrone. Della rovera al soglio di Pietro, stavolta ci andrà papa io. No, tu no! Papa io. No, tu no! Papa io. No, tu no! E perché? Perché no! Io continuo a rivederle, continuo a ridere. Sì, lasciami dire Stefano, perché come giustamente dicevi prima, anche qui vediamo una grande leggerezza, una grande leggiadria nel raccontare poi dei fatti e dare anche delle frecciatine su fatti molto importanti. Una leggerezza però che, se posso, lo dicevamo anche prima, contraddistingue un po' il Quartetto Cetra, anche per l'epoca, no, in cui loro sono stati protagonisti. Sì. Un lunghissimo periodo, dagli anni 40 agli anni 80, quasi 90. Ma poi con una precisione storica. Pazzesca. Ah, sì. Pazzesca, perché infatti poi della Rovere, no, che era, diciamo così, fra virgolette, in concorrenza con Alessandro VI, non diventò papa, e lo stesso Alessandro VI, c'è tutta una questione se si sia avvelenato per sbaglio. Insomma, a guardarla bene, consultando i testi storici, si trovano delle corrispondenze incredibili. Ecco, però intanto, per la storia dell'Antenna 3, Alessandro Di Miglia, dacci qualche nota su i Borgia. Sì, allora, per la via che abbiamo visto, in onda il 12 ottobre 1982, Papa Alessandro VI, Felice Chiusano, Cesare Borgia, quindi suo figlio Virgilio Savona, Lucrezia Borgia, Lucia Mannucci, il cardinale Giuliano della Rovere, Tata Giacobetti, e poi abbiamo visto all'inizio due prelati, Mario Aldizio e Roberto Montresor. Sì, certo. Volevo soltanto salutare Roberto Montresor, che noi sappiamo che in questo momento ci sta guardando, perché certo, è tuttora un amico di Antenna 3. Il grandissimo 3, ecco. Montresor, certo, lo salutiamo tutti e gli stringiamo virtualmente la mano. Adesso, come sa benissimo Montresor, mi devo interrompere perché devo andare in pubblicità, ma state con noi, perché adesso, dopo questa scorpacciata di parodie, andiamo a ascoltare anche qualche bella canzone, eh? E poi ci sta per raggiungere Giorgia Giacobetti, la figlia di Tata e di Valeria Fabrizi, quindi state con noi. I top di Antenna 3, puntatone dedicato, lo vedete, al mitico Quartetto Cetra, e ci ha raggiunto Giorgia Giacobetti in collegamento. Ciao Giorgia. Ciao. Ovviamente Giorgia Giacobetti, Sava Sandir, è la figlia di Tata Giacobetti e di Valeria Fabrizi, a cui anche molto somigli, devo dire, donna di televisione. Ma vediamo il volto di Tata, diciamo due parole su Giovanni Tata Giacobetti, che è innanzitutto il paroliere, oltre che bravissimo cantante, vocalista come gli altri. Qui lo vediamo, fra l'altro, con Rachel e con la madre, questi sono loro sposi. E attenzione, perché questa è una bellissima, bella Valeria, insomma, Miss Universo su tante copertine, ma sì, poi la vedremo cantare. Tata, eccolo qui, l'autore di tanti testi. Questa è la madre, poi ne parleremo, poi regia del ruolo della madre, di quello che fa ora, e
ma volevo tornare a Tata, perché adesso Giorgia mandiamo Però mi vuole bene, che ha il testo, appunto, come tante altre canzoni di Giacobetti, la musica di Savona, no? Uno le parole, l'altro la musica, e è forse uno degli anelli di congiunzione davvero fra le parodie che abbiamo visto prima e le canzoni sceneggiate, che erano un'altra specialità del Quartetto Cetra e che anche in Antenna 3, dove di Miglia? Sì, la trasmissione era sempre bingo, diciamo che per un anno, per una stagione, le parodie sono state sostituite da queste canzoni sceneggiate, quindi in sostanza noi abbiamo nella nostra nastroteca all'incirca 80 parodie e 40 canzoni sceneggiate, quindi potremo andare avanti anche noi tutta una stagione. Ecco. Regia della canzone sceneggiata? Sì, Guido Stagnaro. Guido Stagnaro. Come per le parodie, certo. Un grandissimo della televisione, infatti notate, riprese, luci, costumi, tutto funziona come un orologio svizzero, ma siamo a Castellanza, in via Perbusto 15. Vai! Lui mi vuol bene, tanto tanto bene, mi porta a spasso tutti i venerdì. Giunti nel parco dove c'è il laghetto, lui comincia a stringermi, a baciarmi con passione. Ma quando siete sopra il ponticello, il tuo tesoro, fior di ogni virtù, con il pretesto di guardarvi sotto, spera sempre che tu cada giù. Però mi vuole bene, tanto bene, però mi vuole bene, tanto bene, mi vuole tanto bene, tanto bene, bene da morire. La 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 la
viviamo felici, lui mi corteggia come il primo dì, sempre gentile, sempre innamorato, lui continua a stringermi, a baciarmi con passione. Ma se ti lascia sola sola in casa, il tuo tesoro vuoi saper che fa? Dopo aver chiuso tutte le finestre, in cucina lascia aperto il gas. Però mi vuole bene, tanto bene. Però mi vuole bene, tanto bene. Mi vuole tanto bene, tanto bene. Bene da morire. Per festeggiare il mio compleanno siamo a Parigi, che felicità! E a Plastigallo sotto i cieli bici, lui vuol sempre stringermi e baciarmi con passione. Ma stai attenta, or ti vuol portare sulla terrazza della Tour Eiffel. Ma che vuol dire? Cosa c'è di male se mi porta sulla Tour Eiffel? Ma le voleva bene, tanto bene, ma le voleva bene, ma le voleva bene, bene d'amore. La 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 la. Bene d'amore. Finale chiesistico, bellissima. Giorgia, bisogna anche ricordarsela questa canzone più spesso, visto anche quello che capita in cronaca, diciamo. Ma ecco, senza andare su questioni che insomma si cambierebbero di umore, qualche tuo ricordo personale di tuo padre nei Cetra? Avete età differenti, abbiamo Fabio Chiusano qua, poi ci sarà Carlo Savona. Ciao. Ciao. Tu, in famiglia, ecco, che si diceva, che si dice, dacci qualche emozione. Ma allora, come appunto hai anticipato, noi siamo figli, diciamo, nati in decenni diversi, e quindi abbiamo vissuto il Quartetto Cetra, ognuno in una fase diversa del Quartetto Cetra.
Io, per quanto mi riguarda, insomma, quello che io appunto ho vissuto, essendo l'ultima, tra virgolette, arrivata dei figli e l'unica femmina, ricordo una quattro professionisti, quattro amici, quattro persone che amavano il loro lavoro, ma che si volevano molto bene tra di loro. Diciamo che c'erano due coppie di fatto all'interno del quartetto Cetra. Una era mio padre con Felice e l'altra erano Virgilio e Lucia, anche perché all'epoca, nonostante fossero famosi, non esisteva un po' il sistema di oggi, autisti, auto, eccetera eccetera. Loro prendevano la loro macchina e andavano, partivano anche quando facevano le serate, le cose, i viaggi, e la coppia era sempre Giacobetti, Chiusano, Mannucci, Savona. E anche perché Mannucci Savona era marito e moglie, diciamo. Esatto. Ovviamente, però, e quindi c'era un affiatamento particolare, ovviamente, tra papà e Felice, anche perché, diciamo, tant'è che c'era questa, diciamo, questa storia, e la può anche confermare ovviamente Fabio, che dato che mio padre era uno che mangiava poco e lasciava tutto nel piatto, Felice accusava mio padre di ingrassarsi perché lui finiva la parte di papà, perché era più goloso. Era, come dire, era una coppia di fatto. Io ho un ricordo bellissimo, nel senso che, ripeto, soprattutto ora parlo di una cosa un po' più triste, quando è venuto a mancare papà nell'88, che insomma il papà aveva 66 anni e quindi erano tutti, diciamo, coetanei. Io lì mi sono trovata veramente una famiglia allargata, quindi l'amore che ho avuto da Felice, da Virgilio e da Lucia, sia io che mia madre, non me lo scorderò mai, perché erano veramente una famiglia. Sono tanti di quegli anni passati insieme, di lavoro, di sfide, anche perché loro, ricordiamolo, loro sono stati super innovativi per quegli anni, quindi hanno anche dovuto combattere con questo aspetto, erano considerati molto moderni, delle volte troppo moderni. Hai fatto bene a ricordarlo, perché stupidamente noi non abbiamo fatto questo ragionamento, che invece è evidente. Erano il jazz, lo swing, partono prima della fine della guerra, no? Anche subendo il conformismo nel ventennio fascista, che tutto quello che veniva soprattutto dagli anglosassoni non lo poteva sentire, anche se poi, insomma, ovviamente la gente apprezzava la buona musica, come sempre ha fatto. Hai fatto benissimo a ricordare questo aspetto. Sì, erano molto innovativi ed erano molto bravi negli arrangiamenti, nei giochi di parole, che poi ritroviamo appunto nelle parodie, perché adesso vorrei mostrarti questa parodia dove c'è tuo padre che fa una parte veramente, come dice la canzone, da morire dal ridere. Fa il viceré di Napoli ai tempi di Masaniello. C'è una frase che dice: io sono il viceré e me ne vicefrego, no? di quello che di come vive la popolazione, che fu, anche questa me la faccio tatuare. Ma Masaniello, insomma, chi Masaniello, è? Masaniello, Tommaso Aniello d'Amalfi, che è stato appunto protagonista della rivolta napoletana dal 7 al 16 luglio del 1647, periodo in cui appunto la popolazione napoletana si è rivoltata contro la pressione fiscale che era stata imposta allora dal governo vicereale spagnolo. Quindi grande rivolta, certo. E storie di Masaniello che appunto nel tempo sono sempre state un po', diciamo, contrastate, perché non si sa mai quali fossero vere, quali in realtà. Come finisce, tant'è che nella parodia lui in realtà, insomma, si vende agli spagnoli, questo esatto. Dice la parodia, no? E forse non sono lontani dal vero. Due parole, Alessandro Di Miglia, dimmi la regia, quando è stata realizzata questa cosa e chi partecipa come guest star, perché poi avremo una sorpresa. Sì, infatti volevo mantenere la sorpresa, magari posso, se vuoi dico gli altri, ma non dico la sorpresa finale. D'accordo. Comunque è andato in onda il 30 novembre 82, Masaniello interpretato da Felice Chiusano, Carmenella, Lucia Mannucci, un gabelliere, Virgilio Savona, il vice re di Napoli, come accennavi tu, Tata Giacobetti, e due popolani, sorpresa. Vai, e c'è anche da imparare, seguite questa parodia. Mannaggia Masaniello, che schifo è vita!
che tua moglie stamattina è disperata. Perché, Carmenè? Per via che la pigione è già scaduta e la stanza da letto si è allagata. Parola mia! Ci hanno il morbillo tutti i ragazzini. Il pane dentro casa non ci sta. Ov'è? Perfino la coperta è di cuscini. Me l'ho impegnati al Monte di Pietà. Mannaggia Carmenè, che schifo è vita. Vice sovrano e in grazia dell'impiego io me ne vice prego della comunità. Il popolo non mangia, annaspa in mezzo ai guai, ma io campo ben assai, che me ne importa a me. Ma io campo ben assai, che me ne importa a me. Popolo di Napoli, mia cara gente, tornatemene a casa. Il nostro remunifico è potente, vuol fare le riforme prima cosa. Mi ha nominato suo luogotenente. E voi chi siete? Chi vi ha fatto entrare? Tu ci hai imbriacate tasse, tu ci hai imbriacate guai, e come non bastasse opprimi gli operai. Noi siamo più pezzenti di prima masaniere. Perciò provvedimenti noi richiediamo a te. Ui, un momento. D'infamità mi sono reso reo e non di me non me ne sprogolio. In fondo il mondo è fatto a scale, ma è Masaniello che le sale. Pagate le cappelle paesane. Chi lo là, mo va dicendo che c'è molto so. Ma chiamo testimonio San Gennaro, che prima non si affeggio e poi gli sparo. Non sparà, a te ti fa pagare la metà. Se stai buono c'è il condono. Non mi faccio pendula. Uè! Ai papà, ai paesà, Zuzzurro e Gaspare, abbiamo Nino Formicola con noi in collegamento. Nino, guarda come ride. Oh mio Dio. Ah, fantastico, no? Non mi ricordavo nulla di tutto ciò, cioè mi ricordavo di averlo fatto, ma non mi ricordavo nulla di tutto ciò, assolutamente. Tra l'altro, quando ci hanno chiamati per farlo, io sarei andato sui gomiti a farlo. Perché certo. Io ho incominciato a fare il mio lavoro usando le vecchie parodie dei Cetra, riadattandole secondo il mio gusto, però la tecnica era quella, facevo i centoni delle canzoni e di conseguenza per me i Cetra erano dei miti. E poi incontrai Virgilio Savona, che era amico di una mia fidanzata dell'epoca, e che mi disse una cosa che mi restò impressa per tutta la vita. Mi disse: sai, quando mi fermano per la strada mi dicono guarda il quartetto Cetra, ed era da solo. Quando poi dopo io e Andrea siamo diventati famosi, anche se uno dei due camminava per la strada, dicevano guarda Zuzzurro e Gaspare, e a me tutte le volte veniva in mente Virgilio Savona per quella frase che mi aveva detto. E comunque guarda, io sono quelle cose della mia carriera che veramente avrei pagato per farlo. Ma veramente. Non si fa fatica a crederlo, no? Perché poi tu hai sempre giocato con le parole ad altissimo livello e hai sempre fatto una tua forma di parodia, di teatro. Sì, certo. Con nulla. Però no? I Cetra sono i Cetra, ragazzi. Per me, nel mio Olimpo c'è De André, c'è Gaber, c'è Iannacci.
e ci sono i CETRA, perché prima parlavate di innovazioni e di modernità, e beh ragazzi, e poi la durata, perché esatto, lavorare in più di uno assieme è difficilissimo, e riuscire ad andare d'accordo per decenni, passando i CETRA sono gli unici che sono passati dai dischi a 78 giri ai CD, sono gli unici al mondo, nessuno è mai riuscito a fare una roba del genere. Per me sono, io quando parlo dei CETRA mi tolgo il cappello anche se non ce l'ho, scusate, ma è così. Allora, qual era il segreto dei CETRA, come hanno fatto, perché nello spettacolo si litiga sempre comunque e volentieri, a rimanere insieme per così tanti anni, diceva giustamente Nino Formicola, che salutiamo, ti ringraziamo per questo cameo, purtroppo devo correre in pubblicità, ma poi qual era il segreto dei CETRA, iniziamo a chiederlo a Fabio Chiusano, a Giorgia Giacobetti, e dovete darci la risposta, perché voi siete i figli. Poi lo chiederemo anche a Carlo Savona, che fra breve sarà con noi. A dopo. Di nuovo i Top, ed è davvero un piacere stare qui a parlare con i quattro CETRA alle mie spalle, ma ci eravamo lasciati chiedendo a due dei tre figli del quartetto qual è il segreto, secondo voi, che ha permesso a questi quattro caratteri anche diversi di avere una straordinaria e lunghissima carriera. Giorgia, tu sei donna di televisione, come no, e quindi queste questioni le capisci. Secondo te qual era l'ingrediente giusto? Allora, erano prima di tutto quattro professionisti, avevano un grandissimo rispetto reciproco, sono cresciuti insieme perché, considerando appunto gli anni della formazione del quartetto, ma soprattutto quando hanno iniziato, erano giovani, quindi sono veramente cresciuti insieme. Penso che ci sia stata una grande componente di intelligenza e di elasticità, perché sicuramente, come tutti, anche loro avranno avuto degli scontri, perché ci sta, soprattutto quando lavori a livello di idee, al lavoro di... Lì era un lavoro, non è che erano solo degli interpreti, erano degli autori, erano dei compositori, quindi voglio dire, però hanno sempre trovato la maniera per andare d'accordo. E poi una cosa fondamentale era la loro umiltà, e la loro umiltà, come dire, secondo me è stato anche uno delle loro grandissime qualità che gli è stato riconosciuto, perché loro non si sono mai sentiti il quartetto così famoso da porsi in una maniera, come dire, un po' altezzosa, ma loro erano dei grandi professionisti che controllavano tutto, dalla lampadina al costume, ma lo facevano insieme ai tecnici, insieme. Io mi ricordo, ho assistito, mi sembra proprio Antenna 3, perché io Antenna 3 l'ho vissuta proprio perché erano, diciamo, gli anni in cui raggiungevo papà ed ero un pochino più grande, e loro erano attenti a tutto e erano meticolosi e si volevano bene. Era stato realizzato un grande sogno che poi era diventata una realtà, quindi penso che ci fosse un'alchimia speciale, ecco, io direi questo. Condivide, non so quale fosse il loro segreto, Chiusano, però penso che tra loro ci fosse un'alchimia speciale. Condivide queste parole Fabio Chiusano? Assolutamente sì, anche perché poi appunto si sono conosciuti da giovanissimi, quando erano ancora al bar, giocavano a boccette assieme, eccetera, eccetera. Poi, in tempi anche duri, no? Perché erano i tempi della guerra. Molto duri, perché poi hanno iniziato a cantare, che era il 41, è stato Tata, tra l'altro, a fondare il quartetto. È vero, che Tata già cantava nel quartetto Egie, che era un quartetto maschile, invece, no? Mio padre è arrivato circa un anno dopo, perché è uscito un componente, l'hanno convinto, visto che cantava da solo, ad entrare, e quindi è entrato anche e lui. E poi l'arrivo della donna, della Mannucci, insomma, ha cambiato la fisionomia e forse ha favorito anche questa cosa di teatralizzare, di sceneggiare. E poi ha favorito le due coppie, per cui Tata e papà che viaggiavano assieme, papà che non guidava, guidava Tata, e lui si fidava ciecamente di Tata, più che non di me, perché di Tata si fidava ciecamente, perché per come
come guidava, eccetera. E Virgilio e la CIA erano la coppia vera, e quindi loro la coppia di fatto, e loro hanno sempre vissuto benissimo assieme. Ma poi, per la verità, Marica, basta guardarli in faccia, no? Sono quattro facce intelligenti, ma simpatiche. Simpaticissime, aperte. Simpaticissime. E poi hanno colto due aspetti, secondo me, importantissimi. Uno, davvero, il fatto di crescere insieme. Mm-hmm. Quelle sono quelle amicizie di lunga data che restano nel tempo, perché sono i veri valori. E dall'altra parte, anche il fatto... Raffaella Carrà. No, questo ti interrompo soltanto per dire che questo è uno dei 30 DVD che sono stati prodotti dalla Fabbri Editori e che invitiamo, anche se non c'entriamo, a consultare, no? Prego. No, e lasciami dire anche l'umiltà, posso dirlo, perché questo è un aspetto importantissimo che forse oggi molti artisti hanno perso. Quindi sono d'accordo, l'umiltà va preservata. E una cosa, diceva Giorgia, anche il fatto che questa cosa sia proseguita nel tempo, perché Giorgia giustamente ha detto che quando è mancato il papà lei si è sentita accolta da quella che era di fatto una famiglia. È mancato giovane, fra l'altro, no? 66 anni, quindi molto giovane. Allora, fra le immagini che la regia mandava, io ho colto molte cose fantastiche, proprio pezzi di storia da televisione, Biblioteca Studio 1 e tante altre cose, ma c'era una cosa che purtroppo noi non possiamo mandare, ma che è bellissima, perché ovviamente i diritti sono Rai, quel Non cantare spara, che mi dicono sia stato Galeotto perché vi recitava Valeria Fabrizi, questa bellissima donna, che diverrà poi la moglie di Tata Giacobetti. Allora, Valeria Fabrizi ovviamente ha partecipato ad alcune parodie anche fatte ad Antenna 3, e adesso la vediamo in quel drammone incredibile austro-ungarico che è Quella notte a Meierling, sì, esatto, nella Bassa Austria, dove furono ritrovati appunto i corpi di Rodolfo d'Asburgo-Lorena, che era il figlio di Franz Josef e della principessa Sissi, e della sua presunta o tale amante Maria Vezzera. Tu che hai studiato il tedesco dici Franz Josef, sì. Io che parlo l'italiano dico Cecco Beppe, perché così verrà nominato nella canzone. Questo è un celebre film con Omar Sharif, La Deneuve, un drammone bellissimo, eccetera, episodio di grande significato storico, la fine in sostanza dell'impero austriaco. Ava Gardner che fa la principessa Sissi, no? Cioè la mamma del... Siamo nel 1889. Questi sono i veri, questi sono i due amanti che verranno trovati uccisi, questa è lei, Maria Vezzera. Questo è il castello di Meierling, ma signori, non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere la parodia di Miglia, poi mi dai qualche nota, la parodia su Meierling. Son felice, 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 mamma l'imperatrice è giunta tra di noi. Io sono un infelice, il cuor me lo dice, tua madre imperatrice fa troppo i fatti suoi. Betty, come sei bella stasera. Quasi, quasi. Oh no. Cecco Peppe, imperatore, evitiamo i discorsi d'amore. Un'attricetta ha occupato il tuo cuore, perciò, imperatore, io resto a Schönbrunn. Cin cin. Ancora una coppa, Rodolfo. E certo, io e te andiamo sempre d'accordo. Siamo la coppia più brilla del mondo. Siamo più brilli degli altri. D'accordo, andiamo. Mamma, ti amo. Ci confidiamo ogni segreto, amore. Tu sei la mamma più bella del mondo, caro, e tu sei più bello degli altri. Grazie, figliolo mio. Sì. Io prego il Dio. Di che? Che vegli su di te. Di nostro figlio non ne posso più, meglio starei se accorte ci fossi tu. Ma di grave cosa c'è? Vuole la rivoluzione, gli ungheresi aizia contro di me. Ma caro, non hai nessuna prova di questo. Poi con sua moglie più d'accordo non va.
e per noi due è la stessa cosa, si sa. C'è una nuova donna poi, tra i miei problemi e i tuoi, per gli Asburgo sarà un guai, sì. Sarà, sarà, quel che sarà. Ma come? Francesco mio, tira campà. Ma quelli mi ammazzano. Finché la pacchia durerà, per la vecchiaia la pensione basterà. Eh sì, ho pagato tutti i contributi. Sta lontana da Stareggia, ti è lontano pure il cor. Qui ci sta un imperatore che l'amore non conobbe mai. Sei impulsiva ed innocente e Rodolfo è come te. Oi vita mia, oi vita nostra. Se sali su questa giostra, la vita giusta non conosci più. Giorgia, fai i complimenti a tua mamma, bravissima, oltre che bellissima. Io volevo solo fare una, sì, una modifica a quello che hai detto. In realtà non è stato Galeotto Non cantare spara tra i miei genitori, perché Non cantare spara erano già fidanzati. Non cantare spara, se non erro, dovrebbe essere nel 1964. Una ne ho detta, ho sbagliato. No, no, ci mancherebbe. Loro, in realtà Galeotti è stato il teatro Garinei e Giovannini, perché il papà fu presentato alla mamma, e quindi fu quello in realtà il, diciamo, sulle tavole del palcoscenico, al loro incontro. Tua mamma, che fra l'altro so impegnatissima, sta iniziando di nuovo una nuova serie televisiva, che Dio ci aiuti, no? Dove è una delle protagoniste. Proprio adesso so che stai lavorando alla cosa, insomma. Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Iniziano fra poco e quindi sta preparando la sua Suor Costanza. Bello. Senti, so che purtroppo devi andare, questo anche ci dispiace, ma appunto ti sappiamo impegnatissima in questi giorni. Due cose, abbiamo un documento eccezionale di Villa, Renzo Villa con tua madre, che magari a questo punto manderemo in un'altra puntata, ma sappiamo anche che si attende il centenario della nascita anche di Tata. Esatto, dunque quest'anno, oltre a quello di Felice Chiusano, c'è anche il centenario di papà, che ricorre il 24 di giugno. E io sto innanzitutto, in occasione del centenario di Felice a Fondi, noi abbiamo fondato, noi figli più mia madre e altre persone vicine, abbiamo fondato un comitato promotore per la fondazione del Quartetto Cetra, che è uno dei miei obiettivi principali in questo momento. Perché con la fondazione poi c'è l'idea di anche di dare borse di studio ai giovani, dato che loro erano molto attenti al mondo giovanile, erano molto attenti anche quando facevano le parodie a tutte le canzoni. Io mi ricordo mio padre che seguiva Sanremo con tutte le nuove proposte con un'attenzione incredibile, e loro erano molto affascinati dai giovani. Hanno iniziato da giovanissimi, perché papà, appunto, quando fondò il Quartetto Cetra, come ha detto prima Fabio, era poco più che 19enne e studente alle Belle Arti, per cui c'è sempre stato un link tra loro e giovani. E peraltro sto cercando di organizzare a Roma il 22 di giugno il centenario, non posso dire di più perché lo sto definendo in questi giorni. Bene. Però sarà fatto nel Tempio della Musica e sono molto contenta, insomma, di tutto questo. Ecco, mi raccomando, facci sapere, perché molto siamo interessati al centenario di tuo padre, che è inutile che io lo ripeta, ma è stato veramente un grandissimo della musica, della parola e anche del garbo con cui si fa arte intelligente. E ti salutiamo e a breve, però state con noi, perché adesso abbiamo Carlo Savona, che è figlio di due Cetra, mamma e papà. A dopo.